Oggi per noi, Max, è un super privilegio averti qua, per tutte le persone che ci seguono, che per me tu sei un grande esempio, come qualcuno ha già scritto, non solo per i risultati che hai ottenuto, ma per la persona che sei. E a me piace tantissimo l'analogia tra sport e studio. E quindi ho detto, perché non chiedere a te quale campione che sei e dei suggerimenti per traslare. Ci dici quali sono le tue considerazioni, le analogie che possiamo fare tra sport e studio a livello di atteggiamento? Ragazzi che ci seguite, prendete bene appunti, perché non è da tutti avere Max qua che ci va bene trascrive. Ragazzi, allora ragazzi, la realtà è che, voglio dire, io seguo molto l'impulso. Adesso, mentre mi facevi la domanda, e premetto che insomma ci siamo sentiti, abbiamo chiacchierato un po' di quello che poteva essere la tematica, ma a me piace insomma veramente andare d'istinto. La prima cosa che mi viene in mente è un pochettino, sai, tutti quanti hanno paura dell'esame, no? Di essere messi sotto esame. Ma se ci pensi, è il momento che fa la differenza. Se non ci fosse l'esame, ritarderemmo sempre anche lo studio. Quando diciamo, io sono il primo che dicevo, se non ci fossero gli esami, saremmo tutti quanti più sereni. Ma fino a un certo punto, perché l'attenzione, no? È quel dolorino alla pancia che ti fa in qualche modo tirare fuori il massimo. E secondo me è ovvio che c'è poi una selezione, perché c'è chi è bravo ad allenarsi e chi è bravo invece a rendere in gara. È un po' come a scuola. Quante volte ci è capitato di avere amici che, insomma, c'è chi studia molto e c'è chi invece il giorno dell'esame è furbo, è scaltro, sa benissimo cosa andranno a chiedere perché si è documentato, cioè non è soltanto letto, conosce il professore, conosce solitamente. Questo soprattutto a livello universitario succede. Però se uno in classe fosse sempre attento, di certo a casa sarebbe più facile. Quindi tutto Certo. parte un pochettino da quello. Un pochettino l'analogia con insomma, lo sport è quello che, se tu, io dico sempre che io non sono mai arrivato teso sì, ma preoccupato no alla gara. Perché? Perché ero allenato. Cioè, fondamentalmente, se non ci fosse anche adesso che veramente sono faccio delle gare dove sono scarsissimo, mi posso confrontare con delle donne cinquantenni, forse, perché faccio un po' di triathlon, come ben sai, ma la realtà è che fondamentalmente se non ci fosse quel traguardo ogni 2 o 3 mesi, io non mi allenerei abbastanza. Adesso che faccio dei speech, faccio vari eventi, se non ci fosse quell'evento, io non riuscirei a mantenere quel grado di lucidità mentale. Più lo fai, e più acquisisci, diciamo, sicurezza. Ma la cosa principale nello sport è quello che non ho mai avuto, insomma, ho detto, tensione sì, paura no, della cattedra. Io dicevo sempre, se studi, quando vai dal professore, sei più sereno. Poi è giusto, io ancora adesso, molti mi dicono, ma come hai fatto ad affrontare, insomma, una finale olimpica? Ho detto, perché ero allenato per fare quello. Non è che all'improvviso hanno detto, ok, Massimiliano, da quant'è che non nuoto di 5 anni? Ma sì, vai a fare le Olimpiadi. No, quella è incoscienza. Ed è una strategia che qualcuno adotta, nel senso che ci sono gli outsider, no? Ci sono alcuni che dicono, ok, proviamo a superare l'esame. Proviamo? Cioè, la parola proviamo è già scarsa di suo. È vero, ti può dare coraggio, perché se superi l'esame da non formato, la prossima volta dici, se ti aiuta a svegliarti, sì, perché la prossima volta se ti applichi realmente, poi magari ce la fai. Però io sono un faticatore. Io sono da sempre uno che ha fatto fatica. Ho un po' di indole, un po' di talento, sì, ma sempre e solo io dico fatica, perché la forza di volontà ti fa capire che, voglio dire, io ho fatto un istituto professionale a scuola. Il mio vicino di banco era un ragazzo, si chiama Domenico, perciò Mimmo, ed era molto più talentuoso di me a scuola, era sprecato per un indirizzo del genere, però aveva la necessità di andare a lavorare subito a 18 anni. E mi ricordo che quando io ci mettevo 2 ore per fare i compiti, lui ci metteva mezz'ora. Io mi allenavo e mantenevo 2,5, un altro ragazzo della mia stessa forma, 2,10. Ma tutti riescono ad andare per la stessa strada, chiaro?
Certo. E questo è un pochettino quello che vedo io. Che cosa ne pensi di questa frase? L'allenamento più duro della gara. L'allenamento più duro è la gara? No, l'allenamento più impegnativo rispetto alla, alla gara, cioè creare degli allenamenti molto impegnativi. Molto! Cioè, la gara, se ci pensi, no? Facciamo l'esempio del nuoto. E secondo me piano piano ci arriveremo poi con gli anni a capire che abbiamo fatto pure troppo. Perché noi ci alleniamo, cioè ci siamo, mi sono allenato, 15, anche 20 km al giorno, da 60 a 80 km a settimana con delle punte di 100, per fare 200 e 400 metri. Forse è un po' eccessivo, ma quando arrivi sul blocchetto, ma che parti forte, che parti piano, che fai un negative split, che ti fai l'apnea più lunga, hai sempre quell'ingrediente che ti farà sentire in grado di gestire tutto, no? Quante volte mi hanno detto, ma tu quando nuoti hai la percezione degli altri, se sei allenato, sì. Quando non sei allenato, non capisci dove sei, ti senti smarrito. E questo succede come un esame. Fanno le domande e non capisci niente, vai in blackout. Quindi se ti alleni come una bestia tutti i giorni a fare fatica e ti alleni, quando arriva la gara è soltanto, dura 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti, cioè è niente rispetto a quello che hai fatto. Certo, certo. Quindi questo, ragazzi, che cosa significa? Significa che non potete, tanti pensano, Max, a tecniche di memoria, dammi due dritte e me la gioco al meglio. Io la cosa che dico sempre, qualcuno ci chiede come posso gestire al meglio l'emotività, come posso giocarmi meglio l'interrogazione. Noi diciamo sempre competenza. Tanti non provano neanche, non simulano l'esame a casa. E quindi dopo, quando si trovano lì, si trovano a dover affrontare una situazione completamente nuova. È come se uno si allenasse. No, è una situazione di emergenza. Quella diventa una situazione di emergenza. Certo, certo. E io ci tenevo tantissimo ad avere qui Max per trasferire questi messaggi. Perché per tanti lo studio è leggo 3 volte, ho la sensazione di sapere, vado là e me la gioco. E invece non esiste questa cosa. Devo aver provato tutto bene, non aver lasciato nulla al caso. Ci parli dei dettagli, delle tue cose fondamentali per poter performare bene, i dettagli, la cura. I dettagli, l'hai detto, no? Ci siamo incontrati un paio di volte, quando ho fatto il tuo corso, ovviamente è una cosa emblematica che tu racconti, che si studia per spiegare, non per, insomma, imparare. Quindi se sei capace a spiegare quello che hai letto, funziona. E io sono stato, e questo ovviamente cosa succede? Che ogni età è importante per portare a casa qualche cosa. Quando sei giovane, dicono lo sport, da 15 a 18 anni devi solo macinare chilometri, va bene? E devi avere soltanto fiducia del tuo allenatore. La parola fiducia è già una chiave di vittoria, perché ti leva il dubbio, l'incertezza, capito, quella sensazione di dire ma sto facendo la cosa giusta? Quanti si chiedono questa cosa qua? E tra il ragazzo che dice sto facendo la cosa giusta, dice, c'è quello che dice ma chi se ne frega, proviamoci. Non c'è mai quel collante giusto. E io sono stato uno che è sempre stato, ho detto, generoso in allenamento, ma maniaco dei dettagli. Ma lo sono ancora tuttora. Cioè io sono uno che, l'ho detto, ho fatto dei filmati perché ci tengo a raccontare queste cose, che quando arrivava il Natale mi sentivo quasi triste. Io adoro la festa del Natale, va bene? E soprattutto adesso con i bambini è meraviglioso, però in qualche modo io da sempre ho vissuto il Natale come ok, adesso chiuderà una piscina su 2, se vado fuori dove mi alleno, vorrei fare quello ma non voglio rinunciare a quello che mi piace realmente. Quindi ho sempre organizzato la mia vita intorno a quello che mi stava a cuore, al nuoto, la mia vasca, la mia vita in una vasca. Quindi i dettagli erano la preparazione a secco, o io da quando ho 12-13 anni che ho seguito un regime alimentare, ma non era, quando dicevo questa cosa, e ovviamente andavo alle medie ancora,
Molti ragazzi o molti genitori, perché ovviamente i genitori si parlano l'un con l'altro, dicevano: ma no, esagerato, una dieta, ma non è una dieta, è un regime. Che ovviamente se mangi bene, mia mamma diceva sempre: tu sei la mia Ferrari, e quindi la Ferrari che se mangia, scusami, i broccoletti, insomma, tutti i giorni patatine fritte, cioè questa è la realtà, quello che succede. Quindi sono i dettagli che fanno la differenza, perché ho detto che non tutti quanti possono essere dei cavalli di razza, ed è probabilmente io preferisco il faticatore, preferisco quello che ha qualche qualità in meno, perché io sono andato in Australia, e sto raccontando, insomma, posso raccontare anche quello che ho fatto quando ho vinto nel 2000. Entro mezzanotte io dormivo, e io entro mezzanotte, ma ancora adesso, è una cosa pazzesca, forse in questi ultimi 20 giorni no, perché viviamo in un jet lag, però io devo comunque portare a casa 8 ore di sonno, se no non sono felice. Ancora adesso, la mattina, io dico sempre ai ragazzi, ci sentiamo da mezzogiorno in poi, perché la mattina devo comunque dire, alla fine ci svegliamo purtroppo alle 9, tardissimo, però giostro i compiti delle bambine, ma prima, se posso, mi dedico al mio workout, che può essere fatto insomma in vari modi, perché sono sistematico, perché so che quelle cose, quella routine, e l'ho vista sui miei bambini, che se studiano al mattino va tutto liscio per 2 ore, se studiano già, invece di iniziare alle 10, iniziano alle 11, qualcosa va storto, non hanno la capacità di rimanere fermi. Certo. E la stessa cosa vale per noi. Io sono stato attento, diciamo, veramente, la preparazione a secco, l'alimentazione, la fisioterapia. Sono uno dei pochi che, per fortuna, non ho mai avuto. In vita mia mi sono fermato forse una volta per 2 giorni per un male alla schiena. Questo vuol dire che non soltanto davo, e io ho sempre veramente dato il meglio di me. E questo non significa, quando i ragazzi dicono ho studiato tutta la notte. Certo. Ma cos'è? Vuol dire che ne hai fatto un cazzo durante il giorno. Cioè, l'hai detto tu. Tu me l'hai spiegato e mi è piaciuto. E mi dispiace che ai miei tempi ho visto male la scuola. Perché con la saggezza di adesso io potrei affrontare molto meglio le cose. Perché hai detto tu, anche per studiare, e con i miei figli questo l'ho fatto fare. Ho fatto, guarda, dei microcicli da 20 minuti. Facevo, ogni 20 minuti ci riposiamo 5 minuti. Perché c'era un traguardo perseguibile, raggiungibile, con una piccola distrazione. E io sono stato sempre veramente maniaco, lo sanno ancora tutti i miei amici, tutte le persone, che a volte sembra un po' esagerato, però i dettagli fanno la differenza, che può essere quello, sì. Ti posso chiedere alcune cose da campione quale sei? Io condivido al 200% ogni tua parola. L'importanza del sonno per me è sacra, cioè non rinuncio mai al sonno, ed aver sentito alcuni studenti che alla sera fanno i leoni e così via, al mattino dopo in classe, che è il momento in cui dovrebbero stare attenti, sono stanchi, quindi bassa ritenzione, al pomeriggio impiegano di più a fare i compiti, proprio uno sfasamento della lucidità mentale che ti costringe a fare tutto in tempi più lunghi. E una cosa che mi aveva colpito era appunto questo discorso del tuo regime alimentare, perché vedo che tanti studenti dicono no, vabbè, ma io mangio, e mangiano come viene, e invece che cos'è che fai tu per avere energia costante e lucidità? Durante allora, sai cos'è? Anche un'altra cosa importante è la personalizzazione. Spesso noi facciamo, vabbè, Rosolino, tu come ti mangi? Ok, allora faccio come te. Oppure, tu cosa mangi? Vabbè, levo un 20%. No, ragazzi, se ci sono delle figure, che il nutrizionista, il dietologo, insomma, ci sarà un perché, non è soltanto una questione di marketing. Quindi io, quando ho detto che a 12-13 anni ho iniziato a seguire un regime alimentare, devo ammettere che già a monte i miei genitori erano molto ferrati. Quindi mio padre mi portava il pesce fresco, c'era una varietà di cibi, va bene, non c'era la comodità, nel senso la famosa merendina, me li ricordo le girelle ai miei tempi, no? Buondì e girelle giravano. Io andavo ancora con queste mele e le carote, che all'inizio ero visto come un cyborg, va bene? Poi sembra veramente che sono fatto, come si dice, l'omino perfetto, ma non è così, perché mi facevo delle vasche di gelato la domenica, che è soltanto le vasche più vasche di gelato che di vasche in acqua.
però è quello che ti dà, io adesso più di prima è cambiata l'alimentazione, perché soprattutto questa è la cosa importante, che quest'anno, sai, si parla anche di Tokyo, che è stato rimandato a Tokyo, tra un anno sarà tutto un altro scenario, cioè già andare a fare una gara in un posto umido piuttosto che secco, freddo, anche la piscina, vuol dire, è climatizzata, ma comunque qualcosa cambia. Io ho gareggiato in paesi dove, vuol dire, a Helsinki c'era la luce 24 ore al giorno, anzi 20 ore al giorno, ma era sempre. E anche quello, voglio dire, c'è un adattamento. E se parliamo del regime alimentare, adesso sono almeno, voglio dire, da quando è nata mia figlia, quasi sono 8 anni, che quello che consiglio io assolutamente da fare è stare attenti un po' all'indice glicemico. Perché quello che succede spesso è che per mantenerci un po' pimpanti, il ragazzo che sta studiando, cracker, biscottini, cioccolatino, tutte cose che dicono ho bisogno di energia, ma quelle non sono energie, quelle sono, come si dice, cioè, gratificazioni che uno tira l'altro, che potrebbe andare bene, ma non ti dà lucidità. Io adesso, per esempio, una cosa che io adoravo fare, atleta, dormire il pomeriggio. Mi potevi levare 2 ore della notte, ma dovevi darmene di giorno. Era una cosa che se non dormivo il pomeriggio, io mi sentivo di non galleggiare il pomeriggio quando rientravo in acqua. Adesso assolutamente non mi piace, non lo faccio, perché la notte mi piace dormire più intensamente la notte, perché il mio regime è quello di se dormo il pomeriggio mi sveglio, non mi piace più quella sensazione. Quindi è importante che a 20 anni c'è una strategia. A 30 anni ce n'è un'altra, ovviamente dopo i 40 una ancora differente. E questo ti fa capire quanto è importante. Insomma, io adesso in questi giorni, che voglio dire, è importante mantenersi in salute più di ogni altro momento, mi sto sparando delle centrifughe con zenzero, un bel cioccone di zenzero così, perciò forte, zenzero, limone, carota, mela, un po' d'arancio. Ma fondamentalmente è veramente il limone e lo zenzero che ricerco io. Poi lo allungo un pochettino e diventa. E mi sparo queste 3 cose e fondamentalmente escono 3 bicchierini piccoli che mi faccio una colazione, uno magari dopo il workout e uno nel primo pomeriggio, per dire. Però sono alimenti che se tu stai studiando e ti mangi un pezzetto di cioccolato fondente all'80%, ti basta un pezzettino, no? La prestazione sportiva è questa. Adesso mangio le olive, cioè quando facevo l'atleta era un altro discorso, quindi là dovevi dare combustibile, era come avere veramente il treno con il carbone, dovevi, in mente, non so, il Titanic, dove vedi quelli che buttano dentro, no? Vagonate di, perché dovevi soltanto bruciare e dopo potevi dormire. E invece questa è un'altra cosa che invece secondo me il recupero, secondo me molti atleti, ovvio che vanno a scuola presto, quindi non è possibile. Però quando prima di collegarci ho detto, ma secondo te, Matteo, un po' di attività fisica ti dà lucidità? Perché se ci pensi, molti adulti, no, della nostra età, prima di andare a lavorare, vanno, si svegliano presto e fanno la loro attività. Perché tanto quella è la copertina, quella è. Mi sveglio presto e vado a dormire presto, ho il lavoro e poi prima di andare a cena mi faccio un workout. Allora, è preferibile svegliarsi prima, proprio a livello fisiologico. Cioè, per milioni di motivi. E questa è una cosa che ringrazio la mia carissima nutrizionista che mi ha cambiato la vita, perché altrimenti a quest'ora mi sarei già abbattuto. Certo. Quindi per tutte le persone che ricercano efficienza mentale, possiamo dire di iniziare ad investire in un nutrizionista che... Sì. Perché tanti pensano, no, ma io cerco su internet, io mi faccio le cose da autodidatta e io No. dico, ti costa sempre molto di più. Guarda, Non dico faccio un di risparmio, esempio. ma... Ti costa di più Ti costa rispetto a... molto di più. Guarda, è ovvio che se tutti quanti avessero. Purtroppo non funziona così, perché tutti quanti noi ci vogliamo sentire speciali, perché perciò fondamentalmente il fatto di avere una personalizzazione ci fa sentire speciali e soprattutto aumenta la fiducia, come ho detto prima, come l'allenatore. E soprattutto, insomma, puoi dare un feedback, perché nessuno ha la sfera di cristallo, c'è chi reagisce in un modo e chi reagisce in un altro. Non sono, a meno che non c'è delle patologie particolari, insomma, non c'è bisogno di fare l'analisi del sangue
o di fare, vuoi dire, la mia nutrizionista ti dice 7 giorni a settimana sono è meglio, perché vuoi dire fondamentalmente il tuo corpo lavora meglio 7 giorni a settimana. Ti dico, guarda, un pasto a settimana sgarra, ovviamente quando ti sentirai meglio grazie all'alimentazione, quel pasto a settimana sarà una specie di ok, lo posso fare, ma non lo faccio. Perché anche questa è una cosa che succede spesso. Perché vogliamo avere, non so, un benefit? Perché vogliamo avere, per sfruttarlo a volte, ma ci basta anche un po' come la copertina di Linus, sapere che c'è all'occorrenza. E c'è un mio amico che è più grande di me, vuol dire, un ex, ha fatto 2 Olimpiadi ed erano anni che in qualche modo cercava di scopiazzare quello che facevo io, va bene? Ma una persona adulta, molto, molto in gamba. Fino a quando ho detto, facciamo una cosa, guarda, adesso mi hai rotto le scatole, ti fisso io l'appuntamento, chiaro? E ho fissato l'appuntamento, adesso sono in 3 mesi ha perso 10 kg, va bene? Ed è felicissimo, si sente, io ho detto, ma io non voglio sapere quanto hai perso, ti senti meglio, la parola giusta, perché perdere peso lascia un po' il tempo che trova, ma ti senti meglio? Sì, allora quello vuol dire la differenza. E poi una cosa importante pure questa, tendiamo spesso a, come si dice, a ghettizzare, no? Spesso, non so, è pagato molto è sinonimo di che è una cosa migliore, o ho pagato di meno, ho fatto l'affare, la via di mezzo non c'è. È ovvio, i professionisti si fanno pagare, perché io ho il mio format, o mi paghi bene o se posso te lo faccio gratis, la via di mezzo non mi piace. Però la dottoressa ha detto questo, Massi, io posso venire incontro al tuo amico, però è provato che se la gente non fa uno sforzo non si prenderà responsabilità. È come quando uno, vuoi dire, viene al tuo corso, che comunque ci sono posti numerati con, come si dice, ragazzi, ma se costasse 50 euro 3 giorni, ma uno si prenota, poi dice, vabbè, tanto ci vado la prossima volta. È come comprare i voli su, come si chiama, neanche low cost, pirati in viaggio, no, lo compro, poi chissà, magari lo utilizzo. Certo, certo. Quindi implica l'impegno. E una delle cose che io dico sempre ai nostri ragazzi è, ragazzi, l'energia fisica e mentale sono risorse finite. Non potete pensare che tutte le ore in cui siete svegli avete la stessa lucidità, la stessa prestazione. Ecco, nello sport, che cos'è che facevi tu? Quando è che uno deve dare il meglio e come fa ad essere nella forma migliore fisica e mentale in quel momento? Allora, ci arrivi, io penso che ognuno di noi, per questo ovvio che, come si dice, ai miei tempi, secondo me si stava meglio quando si stava peggio. Nel senso, io ho vissuto a Napoli e la mia piscina di riferimento era una piscina dell'Interland napoletano, che ho scelto di andare lì, ero l'unico. E fondamentalmente mi sono detto, è molto meglio andare un po' più lontano, però poter governare i nostri orari. Al giorno d'oggi ti faccio un esempio più pratico. A Roma, perché c'è tantissima affluenza, campione o non campione, si alternano con gli orari. Chiaro, nel senso che lunedì, mercoledì e venerdì si allena alle 2 di pomeriggio, gli altri giorni alle 18. Capisci bene che è vero che quando nuoti presto fa la presta dopo e viceversa, ma capisci che il tuo sistema lo fa impazzire? Certo. Lo fa impazzire. Io invece ero uno che purtroppo iniziavo tardi, perché la piscina apriva a quell'ora, sempre alle 10, sempre alle 5 di pomeriggio, in mezzo sempre alla palestra. Cioè ho sempre avuto, perché a furia di fare sempre le stesse cose, trovi la tua organizzazione, dormire sempre lo stesso orario, andare sempre il sabato sera più o meno sempre lo stesso svago. Lo so che magari qualcuno dice che palle, ma no, perché la performance è questa. Quando tu ti senti meglio, è l'esempio che ho detto prima del mio amico di 70 anni che si mette a dieta e si sente meglio, è la stessa cosa che provo ancora io quando mi sento più tirato e ho riposato bene. Ed è una cosa che ho visto in questi ultimi 40 giorni, che i primi giorni sono stati un po' strani, perché svegliarmi invece delle 7, 7 e mezza, svegliarmi alle 9, mi sembrava una cosa assurda, cioè mi vergognavo, non facevo più le stories al mattino. Poi piano piano, fondamentalmente, invece da dormire alle 11 e mezza, vado a dormire alle 1 e mezza, mi sveglio alle 9 e mezza e ho messo in piano questa specie di format.
quando mi allenavo, è ovvio che era, ripeto, una cosa bella che facevo era, quando vivevo a Verona, era quello che nel weekend cercavo di recuperare un po' di più, perché noi possiamo, nella routine quotidiana, diciamo, c'è un dormiveglia, 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 è un recupero, diciamo, normale. Quando possiamo, bisogna recuperare in maniera, diciamo, straordinaria. In Australia, l'esempio pratico australiano, dove mi sono allenato per 2 stagioni, l'allenatore ci dava la mezza giornata libera il mercoledì mattina. È pur vero che in Australia ci allenavamo alle 7 di mattina ed eravamo fortunati, gli altri alle 5:30. Però questo voleva dire che in Italia il mercoledì è libero il pomeriggio. Vuol dire, quando io ho vinto, io mi allenavo mattina e pomeriggio tutti i giorni, premesso. Però da adulto in Italia è libero il mercoledì pomeriggio, così tutti quanti possono fare quello che non fanno di solito. Bah, no? Voglio dire, purtroppo ragazzi, se volete raggiungere la prestazione, c'è una selezione, dovete dedicarvi. E in Australia dicevano, vi lasciamo la mercoledì mattina, così finalmente potete dormire un po' di più e soprattutto non vi stancate, perché io vi do la giornata di recupero per recuperare. Se no, che cazzo di giornata di recupero è? Certo. E quanto è importante il concetto di resilienza nello sport e in questo periodo più che mai? So che è una parola a te molto cara questa. Insomma, lo sport in questo periodo, dici? Il concetto di resilienza, quanto è importante adeguarsi? Allora, quello che dicevi prima, Helsinki, c'era luce 20 ore al giorno. Certo, no, ma io mi ricordo qualsiasi cosa. Insomma, il concetto di resilienza, io dico la parola resilienza e la parola fashion, va bene? Perché fa resilienza, è più bello da vedere. Ma è proprio la volontà di non mollare, di non lasciarsi suggestionare. Cioè, io mi ricordo alcune gare, mi ricordo anche a Fukuoka, che io dormivo il pomeriggio e mi svegliavo stanco, però ero stanco, no? Però in qualche modo dicevo, aspetta, è vero, forse sono un po' più stanco del previsto, ma uno deve reagire, bisogna reagire, e bisogna allenarsi a reagire. Io, sin da piccolo, ho avuto sempre un potenziale, perciò è importante fare una cosa per il quale uno o è portato anche mentalmente, perché voglio dire, sono due cose che si vanno poi a intrecciare. Ma bisogna soprattutto, insomma, cercare di farsi, come diceva il mio allenatore, la buccia, e tu forse l'hai detto qualche volta, imparare da subito a prendere qualche legnata, nel senso non essere abituati a vincere, perché si migliora perché si perde, non perché si vince. Certo. Cioè, questo è il concetto di resilienza in questo periodo, poi più che mai, voglio dire, in questo periodo per me, quando hanno chiuso la piscina, io mi alleno 2 volte a settimana in piscina, poco, però mi sentivo, diciamo, mi hanno levato l'acqua. Cioè, in tutta la mia vita non sono stato mai fuori dall'acqua per più di forse un mesetto, mai. E il fatto di non poter più uscire all'aria aperta, era questa la cosa che mi preoccupava di più, perché quando scopri l'aria aperta, l'outdoor, e tu lo sai meglio di me, è una cosa che ti fa impazzire, quindi rimanere rinchiuso ti sembra di stare in una gabbia. E invece fondamentalmente mi sono, diciamo così, non inventato, no, ho usato delle cose che avevo qua da mesi, ho un rematore professionale che non avevo mai usato, perché dicevo che lo faccio domani, ma era più bello uscire. Adesso è una delle cose che mi diverte in assoluto, i rulli della bici, anche questi ce li avevo da 2 anni, mai usati, e ho detto, oh, finalmente potrò usare i rulli. E anche quella, mentre parlo del rematore del rullo, cioè io non vedo l'ora che arrivi domani. Certo. E questa è la sensazione che ho provato in momenti difficili. Il mio posto preferito non è Miami, è l'Arizona, a Flagstaff, a 6.000 piedi, a quasi 7.000 piedi, che sono 2.200 metri, mi sembra, dove io veramente mi ricordo che andavo a dormire, nonostante, insomma, gli allenamenti in altura veramente penso che valgono doppio, perché a volte sei così stanco che non riesci a dormire bene. Va bene? Questa è non è una patologia, ma insomma è una cosa che succede spesso. Però mi ricordo che non soltanto, come dire, succedeva che non dormissi bene, ma non dormivo bene anche perché ero euforico di potermi risvegliare e andare a fare quello che mi piaceva di più, perciò fare fatica.
fare fatica, facciamo delle sedute, non so se ci sono nuotatori, insomma, gente che erano, o magari la serie più bella come hai fatto, erano 8 da 50 in vasca lunga a 2000 metri, ripartivo a 30, vuol dire che facevo 27, 28, una boccata d'aria, ripartivo. Ok, 8 da 50 così, che arrivi veramente, dici, ma non ce la farò. Poi, a furia di sopportare questo non ce la farò, ricerchi quella sensazione che prima era negativa e che adesso invece ti Certo. fa sentire bene. E questo per tutti i professionisti, manager, ma anche studenti che ci stanno seguendo, vuol dire portare la prestazione all'eccellenza. Tanti non si sentono coinvolti in quello che fanno perché magari uno fa tutto ad un livello molto basso, mediocre, quindi mangio in modo casuale, mangio quello che capita e quindi diventa tutta una rinuncia. Quello che Max ci sta dicendo è che non è una rinuncia, è una scelta, perché il gusto di arrivare dopo l'allenamento stanco è la soddisfazione dello studente che ha dato tutto e dopo ha preso il massimo voto, piuttosto che il manager che ha fatto la convention che è andata meravigliosamente bene, ma nulla è stato lasciato al caso. Io è questo che ci tenevo davvero a trasferirvi. Con la presenza qui di Max, non lasciate nulla al caso. Posso raccontare un aneddoto per dire la tua cura dei dettagli che mi aveva stupito? Anzi, Vai, dicevo, il vai. fatto di dormire sempre a pancia in su per non indolenzire un muscolo Sì, piuttosto che un è altro. vero. Sono anni da quando, insomma, nuoto, probabilmente da quando ho 18 anni che dormo quasi come un morto. Nel senso, comunque, proprio a Tutankhamon, va bene? La posizione Tutankhamon perché mi è capitato più volte di dormire sul lato e di svegliarmi con le spalle, diciamo, indolenzite, comunque mi dava fastidio, mi sentivo legato. Quindi anche quello fa parte di. Prima di tutto, niente scuse. Cioè, secondo me le scuse non servono a niente. È una cosa che uno deve. La cosa più semplice, il consiglio che do a tutti quanti è quello di prendersi ogni responsabilità. Quando non stai bene, prenditi la colpa, anche se non è colpa tua a quel momento, perché semplifica la vita. Non c'è bisogno di un armistizio, non c'è bisogno, sprechi energie negative nel dire: ah, ma io ho avuto trovato traffico, ho fatto tardi, professore, non mi sono collegato. Ovviamente non abusare di questa cosa, però il fatto delle spalle è vero, assolutamente è verissimo. Ancora adesso, insomma, sono a casa mia, ripeto, la quarantena mi pesa, ma nella mia routine quotidiana, nonostante faccia, vedi ancora. Il trattamento del benessere, che significa l'alimentazione, la fisioterapia, no? E faccio anche l'agopuntura, no? Che sono cose leggermente, vuol dire, che forse uno non conosce bene, pensa che siano fatte da santoni, ma insomma, la mia è una dottoressa che ha fatto 7 anni di medicina. Io dico, ma hai fatto 7 anni di medicina per fare l'estetista, fondamentalmente, no? Però è anche una nutrizionista, perciò, insomma, più che qualificata. Però quei 20 minuti dove io vado in catalessi, perché in effetti c'è la mia musica e sono le campane tibetane, e ci sono questi aghetti, io non so se è vero, è soltanto placebo, ma intanto funziona. Cioè, quei 20 minuti, e da lì forse negli ultimi 5-6 anni anche un po' di. Uno impara anche a rilassarsi, perché rispetto a prima faccio più cose, ma meno intense, perché questa è la realtà delle cose. Però in effetti non ti fermi mai. E quando pensi di fermarti, il cervello continua a tirare fuori delle immagini, no? Che dici, ma da dove le ha elaborate? Da quale database le ha tirate fuori? Quindi a un certo punto devi imparare anche a spegnerti. Certo. E il senso di appartenenza, quanto È è. orgoglio. È orgoglio, ragazzi. E io oggi, mentre remavo, perché mi piace moltissimo, io mi dispiace, dovrei comprarmi, l'ho visto in quel film che Suits, no? Suits, che è quella, una serie televisiva sugli avvocati, dove ci sta questo avvocato che ha questo memo, no? Dove si segna tutte le cose. E una volta ci ho provato col telefonino, ma con scarsi successi. Quando faccio fatica, io mi vengono in mente delle cose geniali, non penso, però delle riflessioni.
E pensavo, mentre facevo fatica oggi per l'ennesima volta, facevo, cavolo, la mia vita inizia da metà vasca, anzi, a metà distanza, nel senso che quello che è, perché all'inizio mi dà fastidio iniziare. È da metà vasca che incomincio a divertirmi, e nell'ultima vasca, in ideale come è dove riesco a performare, perché sono allenato a fare quello. Perché ogni giorno mi alleno un'ora e ogni volta i primi 20 minuti mi pesano perché mi devo scaldare, sono sudato, adesso cazzo, invece di uscire fuori sono tutto brulano, invece di prendere il sole sono tutto sudato. Poi una volta che sono veramente tutto sudato, perciò questo lo vedo come adesso veramente che sono in difficoltà, non mi asciugo neanche più perché all'inizio ti asciughi, no? Mi sto incominciando a bagnare, poi sei tutto bagnato, ma chi se ne frega? E pensavo questo, che ho detto wow, è proprio è il fascino dell'ultima vasca. Il fascino della fatica che farà la differenza tra farti tornare nello spogliatoio, nella tua doccia felice o non soddisfatto. Fantastico. E la forza di volontà nello sport come nello studio? Quando Allora, ti puoi allenare e come? la forza di volontà penso di avervi, quella è una delle migliori qualità che ho. Perché la forza di volontà ti spinge a fare qualcosa che gli altri, in cui gli altri non credono. Al giorno d'oggi, anche questo mi sono detto stamattina, ti devi volere bene, devi gratificarti, perché non devi aspettare che lo facciano gli altri. Questo è un momento in cui siamo tutti quanti in crisi, c'è una crisi globale, quindi se ti lamenti tu, nessuno ti ascolta neanche. È vero che dobbiamo unirci, però se io sono felice, allora ti vengo a fare compagnia, se io non sono sereno oggi, io non ti vengo a rompere i coglioni. Perché questo è lo smart ragionamento. Però il fatto di potersi, diciamo, veramente non mollare mai, il senso di, l'hai detto tu, uno, se c'hai la buccia, come ho detto prima, se c'hai l'istinto di divertirti quando solitamente si fa fatica e di non arrenderti, la forza di volontà è una di quelle cose che ti fa passare anche un po' per sciocco all'inizio, no? Ma chi te lo fa fare? Quante persone ci dicono la mattina, ma chi te lo fa fare? No? Cioè, anche io prima di venire al tuo corso, te vado a fare il corso sulla memoria, che cazzo ti serve? No? In 3 giorni cosa vuoi risolvere? E io cosa ti ho detto? Ho detto, guarda, Matteo, non sarò un grande studente, chiaro? Perché la prima cosa, però zitto zitto, ho detto, wow. Ultimamente mi capita molto spesso di fare dei video, anche benefici, nel senso soprattutto in questo periodo, io mi leggo un messaggino, ho memorizzato l'ABC. Ovviamente poi lo spiego a modo mio, no? Cioè questa è l'essenza. E quindi veramente, penso che lo sport, come, lo sport, l'ho detto anche non so se c'entra, ma un allenatore di pallanuoto, Sandro Campagna, ci tira sette belle, ha detto come lo sport aiuta lo studio, così anche lo studio aiuta lo sport, perché quelli che sono iscritti all'università, ovviamente sono attivi, hanno comunque la capacità di, come si dice, ritagliarsi del tempo libero e fare qualcosa di produttivo. Io ho un mio caro amico, si chiama Francesco Postiglione, pallanuotista, avvocato, ma è stato prima nuotatore, un'Olimpiadi nel 92 come nuotatore, pensa, è uno dei pochi al mondo, è primatista italiano di 200 rana. E però ha sempre giocato a pallanuoto e poi nel 96 medaglia di bronzo con il sette bello e insomma poi ha fatto anche un'altra edizione di gioco, quindi è uno che ha sempre studiato ma sempre vedi e ancora adesso come me si allena tutti i giorni e sono quelle le persone che dico wow, c'ha 5-6 anni più di me, però sono quelle le persone che dico wow. Mi piace vedere persone che sono simili, anche questa è una cosa importante, frequentare persone, forse poi si attraggono per l'amore, però è importante anche ritrovarsi con persone che hanno le nostre stesse, i nostri interessi, le nostre affinità, perché è ovvio che non possiamo essere sempre, come si dice, la pecorella bianca del gregge, perché la nera fa le cose sbagliate, noi facciamo le cose giuste, insomma, se sentiamo tutti quanti negativi, prima o poi un tocco di negatività ci uscirà. Certo, quindi ricapitolando tra tutte le informazioni che ci hai detto, io mi porto via
la cura dei dettagli, quel discorso di nutrizione, se volessimo andare a costruire la nostra mappa. Sì. L'importanza della nutrizione curata ad hoc, ciascuno di noi è un individuo e dobbiamo essere attenti alle nostre esigenze. Il sonno, l'importanza del sonno, la fatica, perché il gusto sta nel risultato, quindi è quello che ci motiva ad andare avanti. E dopo una cura maniacale dei dettagli, questi aspetti sì. Qui ci tengo davvero a trasferirli a tutti i ragazzi che dicono il professore che era arrabbiato, il professore che ce l'ha con me, nessuno si assume le sue responsabilità e del fatto che magari non ha studiato, è arrivato lì, ha risposto in modo superficiale, oppure situazioni di professionisti che presentano un progetto dove si vede che non gli hanno dedicato né testa né tempo e quindi il livello è chiaro che è mediocre. Dopo è facile trovarsi tutte le porte chiuse oppure le persone contro, mentre quando uno dà tutto, diciamo che il risultato può essere una conseguenza. Assolutamente sì. Poi ultimamente sai, ci sono delle cose che uno più interagisce con persone che ti interessano, e più capisci, insomma, ci sono delle cose che se uno potesse studiare anche delle cose che non sono obbligatorie, non so, l'importante è fare le cose che ti servono, e solamente se sei all'università devi fare le cose che devi fare, però puoi trarre. L'altro giorno ho fatto questo webinar con Diego Ingrassia, va bene? Sì, è un amico straordinario, e ovviamente la sua parola chiave emozione, no? Perché se tu chiavi, lavori, io ti dico all'interno della mia mappa mentale, dico positività, perché c'ho la positività al centro, poi sicuramente ci stanno un paio di rami dove ci sta il riposo, l'alimentazione e il workout, e poi da lì parte il benessere, eccetera, eccetera. E lui con la parola emozione, se ci pensi, la parola emozione è la parola che il leader deve sapere usare, no? In grande o in piccolo, siamo tutti leader, io sono leader della mia famiglia, magari ci sta chi è leader della propria, diciamo negozietto, chi è leader di una compagnia con 1000 dipendenti, e le emozioni appagano. Non lo pensavo fino a qualche tempo fa, perché dico sempre la felicità arriva anche da qualcosa di materiale, perché ti gratifichi, però è l'emozione. Io non sono uno che usa la musica per lo sport, però in questo periodo l'emozione di una canzone ti lascia e ti carica tantissimo, come ti dicevo prima, per fare il rilassamento, la campana tibetana, va bene, certo. Tranquilli che poi quando faccio workout ho dei bei pezzi, insomma, decisamente più come si dice, moderni. No, nel frattempo ci sono tantissimi commenti di ringraziamento per tutti i tuoi suggerimenti. Se avete delle domande che volete chiederci, approfittatene. Io chiedo ancora una cosa a Max, che io qui faccio abbastanza una linea netta, non so tu come la pensi, ma io dico sempre quello che diceva prima quell'allenatore, che è, non puoi avere una mente agile, veloce, atletica in un corpo fiacco, nel senso che mente e corpo lavorano sempre e costantemente insieme. Quindi invito sempre i miei studenti a muoversi, a fare sport, perché lo sport chiaramente per ottenere dei risultati richiede disciplina, e se trasli tutto questo allo studio otterrai risultati migliori, ti saprai gestire meglio. E hai un progetto straordinario e ci tengo che tu possa parlarne a tutti i ragazzi che ci seguono e che sono appassionati di nuoto, quindi ci parli del tuo Onda Max. Onda Max, vabbè, velocemente ragazzi, che siamo un po' sull'arrivo. Però Onda Max è nato, ti giuro, 15 anni fa, un logo che ha ideato mia cugina, Onda Max, appunto c'ho addirittura una collezione di piatti, un tappeto, un sacco di cose, e poi da un anno a questa parte ho organizzato dei campi estivi, ho detto, come lo chiamiamo? Onda Max,
cioè, mi è uscito d'istinto, perché è qualcosa, sai, l'onda si cavalca, la devi rispettare, ma di certo ti fa venire in mente qualcosa di, come si dice, poderoso, no? Che avanza, non fa un passetto indietro, ma si carica. E questo forse è la cosa bella. Ci ho fatto dietro, ci ho fatto 12 video, ne ho messi diciamo, in rete soltanto 6, perché poi mi hanno craccato il profilo, quindi me li sono tenuti per me al momento. E ho fatto una produzione Onda Max, dove appunto c'è una parte motivazionale legata, diciamo, alla mia avventura moderna del triathlon. Perciò è questo. E fondamentalmente spero ancora che, se non sarà quest'anno, l'anno prossimo, poter, diciamo, amplificare il mondo di Onda Max, che di certo è un bambino che deve crescere. È un progetto, come si dice, piccolo, perché prima l'ho detto, sai, uno pensa che sono le cose grandi che ti danno gratificazione. Devo andare a Tokyo, era una cosa molto bella, e quello passa. Onda Max, devi sudare tutto un anno intero, per portare a casa forse lo stesso rendimento, lo stesso income. Però è qualcosa di diverso. È un bambino che ha bisogno sempre della tua manina. Però, secondo me, ha un futuro molto più importante. Lo dicevo l'altro giorno a una mia amica, si parlava di televisione. Lei fa la chef. E diceva, sai, la televisione non so quanto mi piace. Ho detto, se non ti piacesse non lo faresti. Però io ti dico la mia, che dosando bene gli ingredienti televisivi, comunque ti carica, perché comunque è una cosa che ti carica, se la giostri bene, è una cosa che ti dà una bella visibilità, e fondamentalmente di media, tra virgolette, è pagato decentemente, pagato bene. Però occhio, che l'ultimo tassello, quello del guadagno, io ho detto, io per anni ho guadagnato di più facendo, diciamo, dico, le mie comparsate o i miei reality in televisione piuttosto che lo sponsor. Dice, ma perché lo sponsor non mi paga più soldi, così non devo neanche andare a fare queste cose? Però non ho mai detto che faccio televisione, ma ancora adesso, mai, perché preferisco raccontare, come hai detto tu, Onda Max, perché è una cosa che dipende da me, crescerà grazie a me, perché è una mia passione innata. Quella della televisione è una cosa che, se possiamo fare, ben venga, ci sono vari progetti anche in questo ambito, però insomma, in questo periodo, anche sul piano televisivo, qualche idea me la sono fatta venire in mente, sai, in questo momento di, come si dice, quarantena. Va buono. Dopo la mappiamo. Un'ultima cosa, ragazzi, lo sport è troppo importante. Oggi i ragazzi non si muovono più, nel senso che studiano e dopo stanno davanti a un tablet, uno smartphone, e quindi manca quel movimento che dopo gli permette di essere lucidi nell'apprendimento. Quindi lo sport è davvero una metafora di apprendimento che non sottrae tempo, ma anzi dà tempo, dà gioia, dà felicità. E sono contentissimo di aver avuto la possibilità di averti qui e condividere con tutti i nostri ragazzi la tua straordinaria esperienza. Grazie. Grazie davvero, Grazie a te, grazie Matteo. a tutti. Alla Grazie, ragazzi, non prossima! mollate mai, ok? Alla prossima. Ciao. Ciao, grazie! Ciao, ciao.